Via la seconda sezione di Building a Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. Rassegna promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia. Appuntamento dedicato all'editoria con la presentazione del catalogo 1 dell'Associazione Pugliese Editori. Il volume raccoglie 483 titoli, selezionati dagli editori stessi per offrire a lettori ed operatori del settore una panoramica della migliore produzione locale. Per Gino Dato, segretario dell'APE, una sorta di carta dei vini con il meglio delle eccellenze editoriali pugliesi. Il catalogo APE, il catalogo 1, al quale ne seguirà presto un catalogo 2, uscirà a dicembre, porterà tutte le novità prodotte dagli editori dell'APE, è una sorta di carta dei vini, ecco, mettiamola in questo modo, cioè noi non capiamo perché la carta dei vini pugliesi gira per il mondo, mentre c'è un'altra carta dei vini, magari vini per il palato della cultura, che invece ancora non gira. Il mondo libro in Puglia però è caratterizzato da una sorta di marginalità. Lo spiega bene Serena Di Lecce dell'Osservatorio Culturale Panopticon Puglia. Quest'anno ci siamo occupati, il nostro primo anno di attività, dell'esame del mondo del libro in Puglia in tutte le sue caratteristiche. Un esame dal quale emerge, per quanto riguarda il settore per esempio dell'editoria libraria, una grande varietà di risposte a un mercato che cambia e a una condizione relativa al numero dei lettori che non dà segnali di crescita, quindi una risposta molto eterogenea a queste condizioni generali. Il prossimo appuntamento di Building a Puglia sarà dedicato allo sport.